Attenzione. Guarda te, guarda me. Come schivo. Non mi dovrà che vada tutto a fuoco qua. Vieni qui. Bellissimo il suo combo. Benvenuti in The Last Jedi, Isola del Tempio. No. Tempio dell'Isola. No. Spazio di Endor. Ma prima andiamo a prendere 14.000 Kyber Brick, perché questi qua regalano un botto di roba. Probabilmente lo farò off screen, magari registro tanto per creare un montaggino veloce, però penso che finita la storia mi metterò lì a sparare a tutti questi asteroidi. Penso siano finiti, non infiniti, però attorno a ogni pianeta ce ne sono e danno un sacco di gold brick. Kyber brick da 14, 5. Sì, da 14, vabbè. Cucusette te. Crate. Crate. Ok, quindi oggi guardie pretoriane. Prossimo video sarà l'ultimo. Te, mazzo, che schivato un asteroide per un pelo, eh. Schivato. Non mi sembra di averlo schivato. Vi giuro non mi sono mosso, ho soltanto ruotato l'astronave sul posto. Quindi loro letteralmente sono spawnati lì e poi si è girato un coso per ucciderli. Gioco bravo. Che figo. Non c'è Snoke senza fuoco. Attenzione, il livello parte da qui. Il livello parte da subito e non quando entriamo nella... Vediamo. Ma posso avvicinarmi a loro? Non mi caccia indietro perché è background. Comprensibile. Però guardiamo. No! Non ho chiesto di tornare indietro. E non mi fa vedere bene. Ok. Aspetta, no. No, ok, no, sono testimoni. Volevo vedere la nave di Snoke. Ma non sto andando avanti, quindi va avanti da solo in automatico. Ma perché? E lì ci sono loro. Invece a loro posso avvicinarmi. No. Ok. Scusate, è giusto per sapere. Tanto qui posso mirare tranquillamente, no? No! Come on, Millennium Falcon. E comunque benvenuti a questo nuovo video di Star Wars Skywalker Saga. E con me c'è... Non c'è Snoke senza fuoco. Com'è che... Cioè, poi, come può essere in inglese? Fire Snoke... Snoke Flare, non lo so. Incastrata lì l'astronave. Sputto. Non devi farlo. Comunque hanno fatto solo un dialogo tra Rey e Kylo, cosa che io avrei voluto rendere giocabile. Il conflitto che è in te ti sta divorando. La mia coscienza è pulita. No. Soffri ancora. Non l'abbiamo notato. Soffri ancora. Wait a second. Sono Kylo. Mi sto strangolando. Ray. Come direbbe le Guinness. Mi piace sa che chiamano così. Ray. Io ero venuto a salvarti. Hai sbagliato persone. Ti è uscito. Siete buoni in te. È questo lo chiami buono? Sì. Oh. Dico, mi dispiace un sacco che... Wait, ho due spade laser. Ah, perché anche quella di Rey. Mi dispiace un sacco che non abbiamo avuto più dialoghi tra loro due nell'arco della storia. Uffa.
Sì, secondo me i bassi devono essere più alti, nel senso gli elementi bassi dell'effetto sonoro del cracolio di Kylo Ren, che figo, deve essere più forte. Quando vado nella mod alzo il volume solo della sua spada. Ah, cerca di fare il... Ok, non so se avete visto quello che ho fatto. Cerca di fare quello. Solo che con la spada spenta funziona il giusto. Ray, spostati che voglio schiacciare il cerchio. Ok. Vedi, fai il... Ok. Lo sbirulino. Quindi questo livello. Ok. Quindi mi farà schiacciare X per uccidere Snoke. Non capisco perché tu non possa lanciarli via. Cos'è un potere che manca? Non ho letto il potenziamento per lanciarli via. Magari è quello. Signore. Questa cos'è, una citazione a... Mi permetta di aprirle la porta, signore. È una citazione a Adult Swim. Robot Chicken. My Lord. Stormtrooper. My Lord. Stormtrooper. Ma è Indossi sempre solo questo? Stiamo per incontrare il leader supremo. Mi sono vestito per l'occasione. Ma per comunicare attraverso la forza va bene essere a torso nudo? Beh, mi hai colto alla sprovvista. Basta ora. Il leader supremo ci sta aspettando. Scommetto che lui è vestito. Io non commetto. What? E comunque il suo vestito cambia. Pochino. Sembra che stiamo rincorrendo la resistenza da una vita. Non possiamo semplicemente farli saltare in aria. Non capisco. Questo è l'oro. Questo è davvero successo così. Ah, giusto, il prossimo video non sarà l'ultimo. Ci sarà tutto il livello con Finn. Ma perché non vuoi funzionare? Stupide navi da battaglia. Pessimo impianto elettrico. Costruito da un Java. Ma questo è George Lucas! Salve, sono George Lucas. Io sono il creatore di Guerre Stellari. Perché Kylo è pelato? Kylo è pelato, guardate in alto a destra. So che devo levare me stesso, spero di ricordarmelo. Ma Kylo è pelato, non c'ha i capelli. What? Salve, sono George Lucas. It's like poetry, it rhymes. ho capito, it's like poetry. E se facessi così, it's like poetry. Sì, in effetti, perché lo faresti anche a lui. Ehi, ma tu chi sei? Io sono identico a George Lucas, ma con una capigliatura diversa. Mi stai imitando, forse? Imitando, forse? O no? O no? Cosa? Cosa? Come? Quando? Quando? Perché? Se anche lui è George Lucas. Ray sta facendo stretching. Aspetta, mi impossesso di George Lucas perché è più veloce. Non potevo correre con Kai. Oddio, la stessa faccia. Ha sempre occhiali e ba... Ok. Piccolo blaster in faccia. Quello lì, guarda, ha sempre occhiali, barba. Sono tutti uguali! Sono tutti dei vecchietti con gli occhiali, a parte lei che è una donna, ma con i capelli grigi. Va bene. Torniamo al nostro compito. Oh yes! Oh, un puzzle da giocare in due. Perché io ho uno scudo sopra di me? Che manette sono, scusa? Cioè, allora, quando era Chewbacca manettato, non ho detto niente perché... Sai com'è? Facevano finta di ammanettarlo, il fatto che le animazioni di lui
fossero in questo modo, cioè che staccasse le mani dalla catena, ha senso, perché sta facendo finta. Quando usiamo Po, stessa cosa, anche lui sta facendo finta di essere il prigioniero portato via da cosa. Ma poi no, qua lui ha davvero ammanettato lei. Ok. Autorizzazione, prego. Mio signore, le mie più sincere scuse, proceda pure liberamente. La prego, non distruggere la console. Ben, quando le nostre mani si sono toccate, ho visto il tuo futuro. O parte di... Non si sono toccate le loro mani! Non diciamo in creato queste cose che non sopporto. Perché metti le frasi del film che fanno, fanno riferimento a cose che non sono successe nel tuo gioco Lego perché non hai voluto mettere mani? Di esso, non ti inginocchierai di fronte a Snoke. Ti convertirai. Ti aiuterò. Anch'io ho visto qualcosa. Per questo so che quando verrà il momento, sarai tu a convertirti. Sarai dalla mia parte, Rey. Che incompetenti! Ti avevo detto di sistemarlo! Unisciti a me e aggiustiamolo. So dove vuoi arrivare. Perché non ti unisci tu a me e lo aggiustiamo? Non possiamo aggiustarlo insieme? Va bene. Ma ti unirai a me. L'ho visto. Vedete, ambientazione stranissima. Ok, è così che si aggiusta, vero? Rey? Ah sì, e poi un'altra cosa. Questo outfit di Rey doveva averlo da quando... Cioè, non appena aveva visto se stessa riflessa. Perché lei letteralmente... Questa cosa fa molto ridere. Lei è caduta lì sotto, è uscita dal laghetto bagnandosi i capelli, le si sono scompigliati i capelli e non se ne è mai sistemati. Cioè, il design di Rey è letteralmente Rey con i capelli bagnati. Cioè, questa è l'idea del design di Rey, mi fa sempre ridere questa cosa. Spiegherai tu al leader supremo perché hai distrutto la cucina. Come fa ad essere colpa mia? Scusami. Ecco l'ascensore. Peccato che non vedremo l'interno dell'ascensore. Avvicinati, ragazza. Tu sottovaluti Skywalker. E ben solo. Uh-huh. E me. Huh? Hai lo spirito di un vero Jedi. Mio degno apprendista, figlio dell'oscurità, chiaro erede di Lord Vader. Adesso adempi il tuo destino. So cosa devo fare. Fallo fare in gameplay, per favore. Abbiamo effettivamente uno tagliato a metà. What? Long time no see. Attenzione. Ok, per quanto volessi giocare anche la parte quanti studi, scusa. Ok, non mi ricordo nel film, penso che quando si... Ah, non mi fa cambiare personaggio, non posso andare da Kylo. No, perché nel film mi sembrava si vedesse prima Kylo, poi Rey, poi... Ok, combattiamo, mi sa che ce la fa fare una a una, Giusto, si para in questo gioco. Guarda te, guarda me, come schivo. Non vedo l'ora che vada tutto a fuoco qua. Vieni qui. Aia.
Spara. Questo qua è quello che poi la prende con la valle. Sì. Eccola qua. Levati di dosso. Uno viene verso di te, Ben. Yes. Ray, stai bene? Per ora. No, no, lasciati andare. Bellissime le sue combo, wow. Let the past die. Kill it if you have to. I Jedi, i Sith, il primo ordine, la resistenza, le banane, le bevande energetiche. Siamo tutti qua, possiamo allontanarci? Facciamo assembramento, non è il caso. Ok. Oh yes. Vieni qua. Boom. Ovviamente l'enorme pecca di questo gioco è tutto. Ma un'altra enorme pecca è che le boss fight sono tutte uguali, no? Quindi puoi dargli l'arma che vuoi, ma le animazioni saranno sempre quelle, il suo comportamento sarà sempre quello. Quando hai tanti omini così, ovviamente un po' di diversità non farebbe male nel moveset per gli amici. Ma chi sono io a chiedere cose, no? Detto questo, non mi lamento di quello che sto avendo. Va bene, va bene. Sono morto assai. Venga qua. Boom. Para. Ok. Tu non le staccavi adesso le due lame? Forse lo fa dopo. Ok, no, fa entrambe le cose. Comunque sì, le guardie pretoriane qua sono molto belle. Vedere tutte le armi così. Vieni qua. Oh yes. Non usiamo mai questo. Ok. Ben attento a cosa? Sono il re dei re io. Sì, ovviamente qua sono avete tipo tutti doppioni. Perché io non posso? Perché tu sei solo un ragazzino con una maschera. Non più. Guarda, lei sono bravissimo a uccidere il passato. Uccidilo anche tu se necessario. Io non so uccidere il passato, mi piace. Come no, lo stai facendo? Non è vero, scusami. Cioè, fammi capire un attimo. Io mi metto lì, prendo due verdure, metto a bollire, frullo. Preparati. Creo il passato di verdure. Prendo un coltello, lo infilzo. Non muore. Non muore. Per di più ho chiesto a un artista ultimamente e mi ha detto quello sarebbe un'interessante natura morta. Quindi cosa, stavo già uccidendo una cosa che era già morta? Ma come faccio a uscire dal passato? Ma è già morto. Ray? Ray? Hai molto tempo a dare. Unisciti a me.
e svelerò i segreti. Cos'era quella voce? Ah, no, niente, mi sono... quello che sento in testa a volte. Copio. Ok. Segreti della cucina. Spaziale. Ma io in realtà non volevo i segreti della cucina spaziale, volevo i segreti di... no, della cucina spaziale, hai ragione, non volevo. L'ho letto nella tua mente, lo sapevo. Oh. Non hai sentito quel motivetto? Cos'è? La canzone preferita di mio nonno. Come sta tuo nonno? Mio nonno era Darth Vader, questo sapevo. È vero. È schifo. Come schifo, era un idolo, non dire niente di male. E tuo nonno allora? Io non ce l'ho un nonno. Ah, sì? Ne riparleremo. Quindi non mi fanno fare il momento epico, quello lì. Ok. Ah, lo fanno in casa. No, neanche. La flotta! Possiamo ancora salvare la flotta! Che è successo sta cosa? Rei? Unisciti a me. Possiamo governare insieme e portare un nuovo ordine nella galassia. Non farlo, Ben. Insieme. Ero così contento che si unissero loro due. Quando lei ha detto non farlo, Ben, al cinema, mi sono sentito malissimo. Ha detto no, film, non prendere quella via. Voldo sta facendo imbarcare l'equipaggio sulle navette, vuole abbandonare la nave. Avete trovato il maestro apricodici? Beh, abbiamo trovato un apricodici. Tu puoi farcela, vero? Maschero il nostro avvicinamento, non ci individueranno. E... ok, e quindi Kylo Ren è buffo perché ero lì che dicevo no, no, Rey non farlo, e Kylo, no, no, lasciati andare, e io ero, cioè, avevo esattamente quell'emozione lì in quel momento, cioè io mi sentivo, nel senso, no, unisciti a lui, c'ha ragione, appunto, esattamente come Luke, niente genio, niente forza, basta, l'equilibrio lo trovi annullando tutto, no, annullando i Force Sensitive, basta. Questa era la mia idea, so che assolutamente non è quello che pensava George Lucas, ma è quello che voleva anche intendere in parte questo film, o quantomeno voleva intenderlo all'inizio, perché poi vuole dimostrare che forse non è più così alla fine, e l'arco è proprio quello, il fatto che quella mentalità si è sbagliata, infatti guarda caso, Kylo pensava quello e diventa cattivo, cattivo. Snoke pensava questo ed era il villain, Luke pensava questo. È stato inutile, no? Cioè, la mentalità del film poi è quella. Però uffa, perché ci avevano ragione. Comunque, il fatto che la astronave se ne va davanti da sola, ci si sta procurando qualche piccolo incidente di percorso, mi sa. C'è lì l'apricodico che fa, ma dobbiamo andare lassù. Lo so, ho perso il comando, aiuto! Abbiamo perso 3 sfide, magari ci sono un sacco di cose che ci siamo persi nel combattimento. Boh, spero davvero che ci siano cose epiche. Vecchio impermeabile o vecchio impermeabile? Oh no, terza guardia, quarta guardia, quinta guardia, settima guardia. Sicuro che non possano vederci? Staremo benone. E se così non fosse, non ce ne preoccuperemo per molto. È da un po' che non vediamo la questione Holdo. Tutta quella parte lì non si gioca? La Supremacy è la nave. No, cos'è? Il nome del livello, cos'è? È la nave. C'è l'hangar. Vabbè, signori, con il nostro apricodici ci salutiamo, ci vediamo al prossimo video e vediamo che succede.
Riuscita alla genovese. Dove vediamo quel che succede. E ci vediamo al prossimo video. È stato un onore combattere con voi in questo. Ecco, sì, la parte. Prima volevo fosse giocabile. Cioè, quando il re andava a guardare gli amici e poi prendeva la spada e Kylo Ren, la gente fa così. Io volevo che io potessimo giocare, quantomeno tenere premuto B. E quando Snoke fa, sì, percepisco ogni suo intento, vedo ogni sua mossa, io sono. Come diceva? Non mi ricordo, però sì, in breve, volevo che mentre lui faceva il discorsone, magari faceva un discorso più lungo a caso, su, sono uno che non può essere tradito, sono fantastico, nessuno mi fregherà mai, nessuno mi ha fregato mai, non è possibile che qualcuno possa fregarmi, no? Tipo tutte le declinazioni di questa cosa continua all'infinito mentre noi andiamo lì a fare cerchio, cerchio, cerchio. Poi, e poi e poi si cade la battaglia, sarebbe stato epico. E invece dobbiamo togliere pile elettriche e attaccare le altre. Poi ripeto, ben venga che ci siano parti di gameplay in più oltre la boss fight, ma ci sono cose che ovviamente avrei voluto giocare che non sono state messe. Ci vediamo al prossimo video. Alla prossima. Ciao.